Il mio nome è Silvia Camporesi e sono un lecturer qui a King's College a Londra, dove coordino il Master in Bioetica e Società. Ultimamente mi sono occupata del tema della fiducia pubblica nei saperi esperti in medicina e tecnoscienza e questo è il tema di cui parlerò lunedì 27 in Fondazione Bassetti. Questo è un tema particolarmente importante perché negli ultimi anni, in un contesto globale, stiamo assistendo a un rigetto della fiducia pubblica dei saperi esperti in vari contesti, a cominciare dalla medicina, quando si parla di rifiuto delle vaccinazioni, della scienza, rifiuto del cambiamento climatico, ma anche del rifiuto degli esperti in politica, a cominciare qui dall'Inghilterra con il dibattito che fino a Brexit o agli Stati Uniti con Trump. Quindi questo è un tema di attualità molto importante che tocca ognuno di noi come cittadino perché ha ripercussioni importanti sia dal punto di vista etico, epistemologico e politico quando si va a cercare di sviluppare politiche di salute pubblica per lo sviluppo economico e sociale, per il benessere lungo il corso della vita per i cittadini. E su questo progetto ho lavorato con due colleghi, Mark Davis dell'Università di Melbourne in Australia e Maria Vaccarella dell'Università di Bristol, un'altra italiana che lavora qui all'Università nel Regno Unito. È un progetto interdisciplinare che ha combinato le nostre competenze in bioetica, sociologia e umanità mediche ed è confluito poi in un simposio internazionale del Journal of Bioethical Inquiry che si tratta appunto di questo tema e ha portato vari contributi da tutto il mondo che vanno ad analizzare in modo critico se la fiducia, il modo in cui la fiducia viene narrata è efficace, se ci possono essere modi alternativi per comunicare la fiducia, perché spesso la percezione dell'affidabilità stessa degli esperti nei vari contesti è mediata dai modi in cui viene narrata. Quindi questo è di quello di cui parlerò lunedì, presentando i vari contributi nel campo dell'etica medica, del contesto riproduttivo, della fecondazione assistita, dell'ingegneria genetica, della medicina, delle vaccinazioni. E assieme vorrei discutere alcune domande, per esempio come in questo sfondo della mancanza crescente di fiducia nella classe politica e nei mezzi di formazione dei saperi esperti, possiamo coinvolgere il pubblico in questioni di salute pubblica e come sviluppare un'efficace comunicazione pubblica in questi temi quando vediamo che a volte il modo stesso in cui questa fiducia viene comunicata non è efficace o addirittura è controproduttivo. Grazie.